броня крепка, и танки наши быстрые, и наши люди мужественно полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родине сыны. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой нас поведет. Заводов труд и труд колхозных пашен мы защитим, страну свою храня. Ударной силой орудийных пашен и быстротой, и натиском огня. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде, мы на чеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и в своей вершка не отдадим. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. А если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде, тогда нажмут водители-стартеры и по лесам, по сопкам, по воде. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой нас поведет. Когда нас бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал. Ma oggi il momento soviet è più forte del solito, perché andiamo a giocare una cosa che coinvolge la Russia in modo molto vicino, no? Io dico che decolliamo e nuclearizziamo. We'll be right back.
allora, ragazzi, alla fine ho deciso di usare tutta la potenza della Meta CPT Morphosi, anche perché mi sono detto, ma alla fine questa giacca l'ho comprata per questo, se non la uso fino a consunzione per fare questo, per cosa altrimenti? E quindi con quale outfit te lo dico? Eru, con l'outfit che utilizzo per i giochi di volo. In realtà io non vi ho fatto vedere la intro, ho saltato la intro del Lei simulatore mi ha volo, deluso che è per questa. l'ultima volta, ammiraglio. Io poi sbaglio sempre, no? Ecco, vedi? Questa aveva il sottofondo che poi devo poter mettere, quindi siamo sempre alle solite, una canzone coperta da copyright, però sti gran cazzi perché non posso rinunciare ad usarle anche come sigle. Non sto registrando il video, lo metterò su YouTube e Dio, poi se Twitch decide di bannarmi lo stesso, cambiamo piattaforma. Tra l'altro, ragazzi, una delle cose che volevo fare oggi, ma che non ho avuto il tempo di fare, e purtroppo mi dispiace perché ho bruciato la mia giornata libera, se così si vuol dire. Era dare un'occhiatina su Facebook Gaming perché volevo cominciare a fare qualcosa anche lì, visto che sto guardando altrove, però non ho potuto. Quindi magari aspettatevi poi novità nei prossimi giorni, barra settimane. Vabbè. Allora, ragazzi, intanto prima che cominciamo, vi facciamo due chiacchiere, vi racconto un po' com'è andata. Allora, la sfida di ieri mi è piaciuta tantissimo, sono stato felicissimo. E felicissimo non solo di fare un livello di Halo leggendario, tra l'altro quel livello che comunque è stata una bella sfida, una bella mattonata, però divertente anche da fare e da superare, ma sono contentissimo, ragazzi, ve l'ho già detto, ma lo ripeto, di tutti i raid che ho ricevuto ieri. E io ringrazio ancora una volta tutti quelli che mi hanno omaggiato la mia diretta della loro attenzione, quindi grazie. Iru, alla quale devo ancora mettere un suono, diciamo, non so cosa scegliere, però ci sarebbero varie cose, però è sempre il solito problema. E poi naturalmente anche il Nigno, che ci è venuto a trovare anche lui, arriva e naturalmente anche Acedia e Merion. Per Acedia e Merion non ho gli shout, però vi invito comunque a seguire i loro canali e li farò più presto, insomma, cercherò di mettere anche loro. Quindi io ringrazio ancora una volta tutti quelli che ieri mi hanno sostenuto, anche quelli che ci sono stati dall'inizio, alla fine, durante, in mezzo. E volevo anche dirvi che, se me lo fa visualizzare, forse no, questa è la sigla. Il video della live di ieri l'ho messo su YouTube, adesso vi passo il link. Sono 3 ore e 40 perché è stata veramente una bella sfida. Ecco. Ve lo passo qua. Se qualcuno vuole andarselo a riguardare o rivedere delle parti, magari gli si è perso un pezzo perché giustamente sono state 4 ore di live, quindi non è che ci siete potuti rimanere per tutto il tempo. Comunque, trovate qua il video della sfida completa. Allora, oggi purtroppo ieri quando ho staccato la mia giornata è tutt'altro che finita. Sono stato in piedi fino alle 5, cosa della quale ho pagato fortemente le conseguenze stamattina, perché io stamattina avevo dei lavori da fare, le cose da fare, invece mi sono dovuto riposare per forza perché ero veramente cioè mi sono alzato stamattina alle 8, ero sveglio, ero in piedi, però mi sono riscoperto non in grado di fare alcunché, quindi ho detto no, prendiamocela di riposo perché piuttosto che mettermi a fare cose male, preferisco risparmiare, diciamo, rimettermi un po' in forze per oggi pomeriggio. Per cui praticamente non ho fatto nulla di quello che mi ero prefissato di fare stamattina e con un po' di rammarico, devo dire. Però il problema è che avevo accumulato troppa stanchezza. Siccome però durante la notte sono riuscito a finirmi un livellino di After the War in modalità difficile, questa sera lo portiamo. Se vi ricordate, l'ultima volta siamo arrivati al castello di Mark, adesso abbiamo nuove cose da fare con Rodan. Sempre con riferimento alla ricerca delle chiavi, e quindi questa sera alle 21 circa andiamo in live con After the War e ce lo continuiamo un po'. Domani non ci sarà live perché domani pomeriggio ho degli impegni che poi si proiettano sulla serata e quindi avrei difficoltà ad organizzarmi. Il che vuol dire, ragazzi, che probabilmente, non è sicuro, ma ve lo annuncio con una certa affidabilità, venerdì, anziché fare il quiz sui videogiochi, che preferirei a questo punto spostare a domenica, faremo Assassin's Creed 2, perché come vi ho detto voglio dedicare un po' più di tempo ad Assassin's Creed 2, visto che una sola live a settimana mi pare poco. Ma stiamo giocando tre giochi, a
Halo comunque mi prende tantissimo, quindi so che lo vorrò continuare abbastanza presto. Assassin's Creed non lo voglio relegare ad una sola seduta settimanale perché sennò è troppo lento l'avanzamento, cioè il gioco è grande, ci sono tante cose da fare, a volte tocca fare delle sedute anche solo di cazzeggio per andare a cercare qualche piuma, qualche pagina del codice, qualche torre di osservazione, quindi cerchiamo di dargli un po' più di peso nel bilancio dei giochi che sto portando adesso. E quindi probabilmente la scheduling, se così la possiamo chiamare, dei prossimi giorni sarà questa: stasera After the War, domani Day Off, venerdì Assassin's Creed, sabato non lo so, e domenica quiz. Non so se vale la pena che la scriva da qualche parte, giusto per cominciare anche io a scriverla, ma grosso modo, non essendo una cosa affidabilissima, preferisco non lasciare tracce scritte. Qui ve l'ho detto e qui lo nego. Ciò detto, sull'onda della sfida di ieri è andata bene, ci sentiamo bravi con i videogiochi e quindi oggi ne affrontiamo un'altra molto difficile, la missione della Piazza Rossa di Mosca che avevamo lasciato in sospeso la volta scorsa che abbiamo streamato questo gioco, che neanche più mi ricordo quando è, ma sta scritto su YouTube, quindi siamo sempre in area Ubisoft, ma questa volta Blazing Angels 2 Secret Mission of World War 2. Ok? Cerchiamo di dare una piccola svolta a questo gioco perché, ragazzi, vorrei, terminato questo, portare altri giochi di volo o anche altri giochi basati sul volo e sugli aerei che vorrei portarvi. Quindi, diciamo che mi secca lasciarlo proprio. Volume un po' alto. Ok, vedete, la missione l'ho fatta in singolo, ma adesso la rifacciamo perché ovviamente voglio farla in live davanti a voi. E quindi facciamo campagna. Allora, obiettivo Piazza Rossa. Vogliamo vedere se possiamo usarlo. Allora, i tedeschi si sono spinti fino a Mosca. Con un gesto di sfida, Stalin ha organizzato una parata militare sulla Piazza Rossa. Stai attento mentre partecipi. Pare che i tedeschi abbiano una nuova superarma. Si vede il gioco, ragazzi? Mi date conferma che appare correttamente in live, non appaio io però. Aspettate perché metto la webcam, se no che cosa abbiamo fatto a fare tutta sta cosa. Ok, adesso dovreste vedere anche me. Bene, così vedete un CPT e un gioco da CPT. Allora, vedete ragazzi lo schema del fronte orientale, no? Vedete Mosca. Un attacco diretto delle armate naziste a Mosca, che in realtà è più un attacco aereo. Ma come vedremo avrà delle ricadute anche terrestri, più una superarma. Allora, l'IL-2 Sturmovik è classicamente il nostro velivolo di riferimento per questa missione. Io non lo so se lui mi fa selezionare qualcos'altro, ma tendenzialmente userei questo. Anche perché mi fa scegliere tra tutti quelli che ho sbloccato e non mi pare proprio il caso. No, no, usiamo lo Sturmovik, che per questo tipo di missione è fondamentale perché vedete, ha la mitragliatrice pesante e il cannone leggero. Il cannone leggero però. Ho anche delle piccole bombe che servono per gli attacchi aria-terra. Ovviamente. Vedete che la livrea sovietica in questo caso prevede il bianco con la stella rossa perché ragazzi i mezzi sovietici venivano spesso dipinti di bianco per mimetizzarli in mezzo alla neve, dato che il fronte orientale, cioè le battaglie sul fronte orientale si sono combattute quasi tutte in uno scenario invernale, ok? E potrei modificarla, ma decido di tenermela così. Sì, in realtà la skin predefinita va più che bene. Regolare. Io vorrei solo uscire da qua. Vabbè, teniamocela, tanto comunque la vogliamo usare. Va bene. E allora cominciamo pure.
Non sarà una cosa facile, ve lo dico. La volta scorsa abbiamo dovuto rinunciare per quanto era tosta questa missione, ma questa volta spero che possiamo avvalerci di qualche strumento in più. Allora, sistemi di armi avanzate. Propellente ipergolico. Un propellente basato sulla reazione si sviluppa tra due componenti messi a contatto. Aumenta del 20% la velocità di missili e siluri. Spoletta a prossimità. Esplosivo Torpex. Esplode il 25%. Espande il 25% ad un effetto di bombe e missili. Aumenta i danni inflitti del 20%. Potrebbe essere interessante come. Forse la velocità massima però mi interessa perché ragazzi questa è una missione in cui è richiesta molta velocità di reazione. Quindi io migliorerei l'aerodinamica. No. Compriamoci questo aggiornamento, sì. A livello di struttura c'è qualcos'altro, serbatoi autosigillanti. Se la salute del tuo aereo scende sotto il 30%, viene rigenerata automaticamente fino al 30%, ma solo quando non sei sotto fuoco nemico. Molto buono questo potenziamento. Forse non servirà a me per questa missione, ma per le successive sì. Quindi teniamocelo da parte. Riduce il valore di un valore fisso il danno subito dai proiettili. Particolarmente efficace contro le mitragliatrici, dove riduzione del danno è del 25%. Penalizza però la manovrabilità del 10%. Le parti in alluminio annullano l'impatto negativo delle corazze sulla manovrabilità. Non hanno alcun effetto finché non vengono installati entrambi i tipi di corazza. Ok. Spazio di carico extra, aumenta del 50% le munizioni di tutte le armi secondarie. No, questa non mi serve per questa missione. Questa è la squadra e non mi serve. Sistemi difensivi, aumentano del 50% la capacità di munizioni, 50% le letalità di tutte le armi difensive. Meccanismo difensivo potenziato, no. Potenziamo le armi se possiamo. L'esplosivo Torpex non lo possiamo più mettere. Spoletta a prossimità, no. No, credo che abbiamo tutto quello che serve per l'attacco, quindi. Sistemi di armi di base. Proiettili perforanti. Forse questo. La corazza dell'avversario, sì, questo ci piace. Tra l'altro è l'ultimo da comprare. Spendiamo così i nostri punti e avviamo la missione. Via. Mentre Marguerite era in Norvegia, aveva scoperto che i tedeschi possedevano un'arma segreta di qualche tipo e stavano spostando verso Mosca. Ci aveva inviato laggiù, aggiungendo che ci avrebbe raggiunti al più presto. Una volta giunti sul posto, eravamo pronti a goderci la nostra prima parata dell'esercito sovietico, quando arrivò la doccia fredda. Il bersaglio dei tedeschi era proprio la parata, e trovandoci lì, lo eravamo anche noi. Impegniamoci. Oggi la leggenda si è vestita da CPT, non ha il vestito da leggenda, però cerchiamo comunque di impegnarci naturalmente per completare questa missione, così poi andiamo avanti nel gioco, perché è brutto tenerlo sospeso qua. Allora, nella prima fase dobbiamo seguire la parata. Vedete che i nostri aerei sono stati inseriti tra gli aerei da parata per la parata di Stalin. Dobbiamo quindi mantenere una rigida formazione. Rimanere dentro le strisce e seguire i compagni il più rapidamente possibile. Ok, obiettivo primario completato. Fermi tutti. Il volume l'ho abbassato troppo, lo dobbiamo tenere un po' più alto perché va bene che non deve essere assordante, ma devo sentirci anche qualcosa, se no. Proteggere la piazza e eliminare gli invasori, questi sono gli ultimi.
Odio interferire i vostri sforzi, ma stiamo captando qualcosa sul radar. Restate in attesa di istruzione. Contatto visivo confermato, sembrano caccia e bombardieri. Hanno dei caccia di scorta, non sono informazioni organizzata però, ma infatti noi punteremo agli Suga. Perché la scorta non ce ne frega niente, è il problema per i bombardieri. L'obiettivo fondamentale della prima parte della missione è evitare che la salute delle difese in Piazza Rossa scenda al giallo prima del checkpoint. Questo avviene, rifacciamo. Ovviamente devo mandare un mio compagno all'attacco perché sennò non ce la faccio da solo. Alza un po' il cappello e la visiera ti copre gli occhi. Ok, così va meglio. Scattato fuori. No, Piazza Rossa in giallo, non mi piace, rifacciamo. Dobbiamo cercare di mantenere la salute a verde prima che si passi alla seconda fase, altrimenti abbiamo un problema. Cioè, magari non proprio a verde, però non si può arrivare a giallo così presto. Altrimenti dopo diventa problematico difendere tutto. Devo essere più rapido. Falco sulla preda. Ok, siamo arrivati ai paracadute. Ottimo.
Correggi, correggi, correggi. Porca miseria. Ho mancato poco. Panzer e blindati hanno fatto scendere un sacco di roba. Non so se ce la facciamo a respingere tutto. Una bella picchiata bombarderina. Anche tu. E vai sulla prossima. Gira. Sì. Sta quella roba. Aia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 . Questo aereo ha dei problemi di manovrabilità molto seri, che chiaramente non consentono di fare manovre così, così audaci. Ci vorrebbe una cosa più leggera. Vede meglio adesso, scusate che non riesco a tenere l'occhio in gambe le mani. Quando arriva Nikasiusha? Stiamo mettendo del tempo, eh?
Aia, e siamo al rosso, ragazzi, non lo so come va a finire. E questa colonna è andata avanti la prossima. Hop e giù. Vai, olè. Altra colonna nazista. Andati anche questi. Oh, finalmente arriva Nikatiusha, dai. Fanculo. The Katyushas are ready to fire. Roger that. We'll put them to good use. Katyusha pronti, ma forse è tardi. Ok, ci siamo. Vai. Ci sono delle colonne naziste in arrivo da lì, lungo il fiume. Io non so se posso lanciare i Katyusha da qua, ma non credo. Sì che posso. Forse ci perderemo lo spettacolo. Eccoli che arrivano. Che spettacolo, ragazzi, Katyusha. Purtroppo abbiamo perso. Hai visto che roba, Antonio? Mamma mia, no, Katyusha sono una cosa spaventosa. Io credo che siano stati l'arma, diciamo, con il maggior rapporto in tutta la Seconda Guerra Mondiale. Sono stati l'arma che ha avuto il maggior rapporto tra distruttività dell'arma e facilità nel costruirla. Veramente una cosa spaventosa per chi. Questa colonna la dobbiamo spazzare via in tempi brevissimi. Facciamo così, occupatevi voi dei bombardieri e io mi vado a prendere i carri armati. Vediamo di cosa. Addio, Franz.
Eccoli. Bravi, 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 bravi. Adesso insistiamo sui bombardieri. Vai. Pesantissimo questo velivolo comunque, eh? Anche perché effettivamente ne trasporta di roba. Guardalo come scappa. Dove credi di andare? Altra colonna nazista ambientata. Dai, dovrebbe mancare poco. Penso il resto di questa colonna è un altro stormo di vigore. Ok, 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 ok. E ancora. Sì, Katyusha pronti. Ok. Facciamo fuori questa colonna. Ce n'è ancora qualcuno. Cazzo. Devi morire. Ok. Adesso dirigiamoci velocemente verso il convoglio nemico. Con i Katyusha pronti, perfetto. Io li lancerei direttamente da qua i Katyusha. Perché intanto che arrivano. Vai. E brucia tutto. Andiamo a. Spettacolo incredibile. Coraggio, altra salva, dai. Prima che ci abbattano. Dai, preparate sti razzi, forza. Forza. Serve un'altra salva di Katyusha e abbiamo vinto, forza. Mamma mia, che ansia. Dai, dai, siete pronti? Those Russians. Ho dovuto fare tutto io. Non è finita, eh. Adesso dobbiamo abbattere le contraeree. Prima che ci facciano a fettine. Bravo, bravo. Proprio questo, devi evitare i Katyusha sulle contraeree. Perché non hanno sparato? Ehi là, mi vedi solo il cappello. Eh sì, ragazzi, scusate. Questa webcam è maledetta, non mi aiuta. Mi sta proprio aiutando. Allora, dobbiamo abbattere queste flak, ma in realtà non lo posso fare io, perché ovviamente io sono la loro preda.
e dobbiamo indirizzare Katyusha. Ci tieni a vedere il mio faccione simpatico? Eh sì, grazie. Facciamo una bella deviazione. Ok, razzi pronti. Mi raccomando ragazzi, voglio un bel lavoro. Vai. Mi fate un punto esclamativo Mattix, ragazzi? Che in questo momento stiamo parlando di Katyusha. Credo che sarebbe in tema. Vai. Nostra salva. Io mi devo togliere da qua se non mi abbattono. Guarda quante botte che ho preso, le flak sono impietose. Però guarda i Katyusha che arrivano e spazzano via tutto. Cioè è proprio una pioggia di razzi senza alcun... senza alcuno scampo per chi sta a terra. Mi hanno quasi abbattuto, Sì, morirò molto presto. Ecco qua, alta pioggia di esplosioni. Devo ritirare, se no mi abbattono. Milo, ma ripararmi no, Se ne può parlare. Altra batteria di Black e altra batteria di Katyusha. Via. Vediamo se riusciamo a goderci lo spettacolo. Tirata così. Li vedo arrivare. Lo so, non mi andare in stallo per prendere tempo, perché se scendo entro nel raggio di fuoco delle contraeree e mi fanno a pezzi. Via. Dai, 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 siete quasi pronti, forza. Come sono lenti sti russi però, Facevo più sul pezzo, anzi ai pezzi. Ecco qua, vai. Prendiamo la rotta e via. Questo nuovo mirabolante avventura. No, dove stai andando? Vai fermo. Eccoli che arrivano. Eccoli che arrivano. Bodobo! Mamma mia, non è rimasto niente. Non ho visto la scena, ma li ho visti sparire dal radar. Imbarazza proprio. E qui abbiamo un'altra salva per voi. Divertitevi ragazzi. Non ti preoccupare. Guarda cosa sta arrivando. Oh, spazzati via. Ok, riparazione dell'aereo. Grazie Milo, ti voglio bene. Partiamo con un'altra salva. Vai. Tutti vostri. No, no, stavolta starò attento a non farmi colpire, non ti preoccupare. Ci teniamo a distanza e lasciamo che i Katyusha facciano il loro lavoro. Guardali, guardali, guarda che meraviglia. Bodobo! Addio Fritz! È stato bello. Salutami il Führer. Ancora una, dai. Ok. Motori al minimo. Visuale panoramica. E assistete ad Hans che saluta. Ciao Hans. Ci vediamo a Berlino. Esatto Antonio. Esatto, ci vediamo all'inferno. Bene. E adesso siamo alla super arma nazista, ovvero il cannone a onde moventi. Holy crud! We are reporting heavy damage to area where Shell hit, but that square is not damaged.
Questo in un paio di bordate ha distrutto la piazza russa, quindi lo dobbiamo distruggere prima. Il problema è che c'ha quella specie di involucro intorno che lo rende invincibile. Cannone d'ora si chiama. Ok, ho detto a sportelli che devono essere aperti e sparare. In quel momento ci lanceremo all'attacco. Intanto cerchiamo di non farci abbattere dalla scorta di caccia nemici, perché... e dalla contraerea. Ma siamo lontani? Cosa vuoi attaccare? Per questa volta è andata. Adesso occupiamoci della contraerea. Ah! Madonna l'artiglieria che c'hanno là sotto. No, sono dalla parte sbagliata. Ok, ci siamo. Virata, virata, virata veloce. Sì, veloce. Come la fai sotto il fuoco contraereo? No, ho sbagliato. Però forse lo colpisco lo stesso. Il prossimo passaggio è decisivo, o vinciamo noi o vincono loro. Vai, apriti. Perfetto, sto arrivando, anzi. Ne ho solo 4. Oh, la valla stacca. Grande! Grande! Fino all'ultimo. Yes! CPT wins again, signori. E anche la missione in Piazza Rossa è fatta. Io direi che... Allora, naturalmente gli aerei li avevo già sbloccati, naturalmente io a questo punto direi che la prossima la possiamo provare. Magari non la finiamo, però cominciamo a vedere di che si tratta. Tigri volanti. Allora, vediamo un po'. I tedeschi e i giapponesi hanno organizzato una collaborazione in un luogo sperduto della Cina occupata. Devi recarti laggiù, mettere le mani sui loro nuovi giocattoli e uscire, infliggendo più danni possibile. Ok. Quindi abbiamo un moschito. Questo bimotore alla cellula di legno è stato concepito come bombardiere veloce diurno, capace di battere in velocità i difensori, ma si è rivelato eccellente anche come caccia. Compensa la fragilità con la velocità e una buona manovrabilità. Ok. Non ho punti per comprare cose, ma non importa. Avviamo direttamente la missione.
L'attacco giapponese a Pearl Harbor cambiò tutto, e non per il meglio. Fummo inseriti nelle forze aeree dell'esercito americano. Come prima missione dovevamo unirci ad esili volanti, un gruppo di piloti volontari che trasportavano armi e rifornimenti in Cina. L'obiettivo da attaccare congiuntamente era una base nemica segreta nel cuore del Regno di Mezzo. È vero, il bombardiere ha l'aggancio per l'attacco al suolo. Ragazzi, io conto che per questa sezione della scuola di volo con CPT il prossimo gioco che porteremo sarà sugli aerei moderni. Quindi giocheremo con F-15, F-16, Hornet, quella roba lì. Tra l'altro è un gioco che ho portato già una volta in live, però solo per una breve e fugace apparizione. Invece dalla prossima serie lo portiamo tutto, perché è carino. Non è chissà cosa, però mi è piaciuto. Di dietro come va, Thorp? Tutto come previsto. Thatcher e John e Kenny hanno risolto i passeggeri e lei e Winchester toccherà la parte suicida come al solito. Not a chance, people. I need my engineer on this one, Milo. You're the only one who has a chance in hell of understanding that plane well enough to get it off the ground. Captain Robbins, this is Colonel. Sono il colonnello Brodus, esercito americano. Sono in volo proprio dietro di voi e aspetterà a me impartire gli ordini di sopra. Understood, Colonel. I don't know or care what you did anywhere else. You're under my command. Quindi i tedeschi hanno preparato due velivoli sperimentali che dovremo sabotare dopo la missione di bombardamento. Completamente un errore gravissimo, anche perché mi fa perdere tutto il tempo di questo passaggio. Vediamo. Metà e la seconda la facciamo in picchiata. Sono stato abbastanza inefficiente in questa sede. Addio. Perché ho lanciato tre bombe e ne è esplosa solo una? Bene, e la prima fase è andata. Distruggi e divisi la base aerea. Go, go, go!
Atterrare. Ok, ho degli aerei da rubare. Ah, quindi l'obiettivo era rubarli, non sabotarli. Vabbè, dai. Atterraggio un po' turbolento in verità. Come si fa? Alt, qual è il tasto? Oh, allora, schema comandi. Che cos'è Y? Perché mi devi dare le istruzioni con il controller se sto giocando con la tastiera? Quanto sei stupido, eh? Che cosa corrisponde Y? Scusami. Può essere che devo andare per tentativi? Dai, che mi finisce il tempo perché non mi dici tasti, ma che merda. Guarda, veramente mi fa innervosire sta cosa quando sono fatti così. Ti fa veramente innervosire. Non lo so che cazzo è Y, ma tra l'altro io il controller l'ho disattivato, quindi non posso manco premerlo sul controller. Ma che miseria, ma come gli viene in mente di darti le indicazioni? N, dovevo premere N. Ma vediamo se riesco a decollare. Fastidio, mamma mia. Ma perché? Era sulla base del ruba aereo antico, quindi non lo può. Captain Robinson, I'm being told we have a golden opportunity. Your aircraft should be fully armed. Guida sto coso. Aiuto! Non mi risponde. Make sure that neither you nor Lieutenant Winchester crashes. Those planes are worth a lot more than you are. Your concern is touching, Colonel. And don't you smart ass me. Just stay low. They've got a ceiling of AA that will tear you. Ah, devi percorrere il canyon, ok. Distruggi 30 unità di edifici del nemico. Ah, vabbè, sì, no, non mi ha fatto capire in tempo, perché questi poi si parlano ad una velocità incredibile, tu non riesci a leggere e quindi non capisci un cazzo. Praticamente devi uscire dal canyon senza superare una certa quota, perché sennò i radar ti vedono e ti abbattono dalla contraerea. Però me lo potevi spiegare prima. Questa è proprio una missione di scuola di volo, cioè qua devi fare le acrobazie in pratica per sopravvivere, perché non puoi superare la quota del canyon e quindi ti devi muovere in mezzo alle rocce e a tutte queste minchiate. Vabbè, in realtà sto coso è leggero, anche se è un po' difficile da manovrare, perché più che altro è che è troppo veloce. La fai per quello, ovviamente bisogna mantenere il volume in basso. Non oso accelerare, perché se accelero sto coso diventa un missile e non lo controlli più. Poi ti vai a schiantare sulle curve, perché... Comunque c'era un gioco ispirato a Star Wars che si chiamerebbe l'Assault, in cui c'erano missioni come questa, in cui dovevi pilotare un X-Wing
in mezzo alle rocce di un pianeta chiamato Galador. E i percorsi erano difficilissimi. Anche Nova Storm aveva questa caratteristica che ti faceva fare. Non gliela faccio, non gliela faccio. Ho perso il bonus. Ma poi secondo lui quali bersagli dovrei distruggere, non mi ha capito. Cioè io in questa corsa dovrei sparare a qualcosa, se ho capito bene. Cosa chiamiamocela così? Sì, i camion, ok, allora c'è qualche bersaglio da battere. Ho fregato anche troppe munizioni. I missili danno quantità limitata. Devo andarci più cauto e usare la mitragliatrice. Non ho capito se la distruzione dei bersagli è obbligatoria o no. Piano. Ok. Mamma mia, che rischio. Diavolo era quello. Ci vogliono tutti sti. Oh, munizioni. Ansia, mi sono perso un bonus. Questo invece lo pigliamo, anche se ok, richiede un allineamento alare con il profilo del terreno, altrimenti ti schianti. Ok, qui abbiamo una roba in cima alle rocce, vero? Sì. Sei un bastardo. Cazzo. BF 110. Perché? Mamma mia, Antonio, ho sudato freddissimo. Ho sudato freddissimo. E
Olè. Nice. Guarda lì dove stanno infrattati sti maledetti. E chi li va a prendere là in mezzo? Eh no. Ho sbagliato. Qua ho proprio sbagliato completamente manovra. Il che non è forse un male. Però non lo so, perché in realtà non mi ricordo cosa c'era in mezzo. Questa parte non è facilissima, ma con un po' di sangue freddo si fa. Non è facile tenere il profilo alare in verticale nel momento giusto senza schiantarsi. vabbè, in realtà qui ho voluto strafare. Secondo me se mi fossi accontentato ne sarei uscito vivo, eh. Volevo fare proprio il figaccione della situazione e ne ho pagato le conseguenze. No. Adesso faremo le cose con un profilo più basso. Sì. Uno schianto annunciato? No, si poteva evitare, Antonio. Ho fatto io una fesseria che non rifarò. Ecco qua, così andava fatto. Le curve a gomito. Dobbiamo uscire dal canyon perché fuori ci sono le contraeree e quindi lo dobbiamo percorrere tutto stando lì. Esatto. Non c'è scritto da nessuna parte che la virata debba essere verso destra. Può essere tranquillamente a sinistra. Oi. Guarda che stronzo però, eh? E adesso che mi dici? Ma 14? Ah no, ecco. Ma l'albero di merda di quella nave, no? Ah, allora. Sì, comunque i 30 edifici sono obbligatori, eh. Se non li fai tutti, fallisci la missione. Quindi... impegniamoci. Forse la dovrei rifare da capo, eh. Sì, l'albero della nave mi ha fregato. Ci sono andato a sbattere contro. D'altra parte, Sant'Albero d'Anapapiri è il più invocato dagli elicotteristi, ma anche dai piloti di aereo, a quanto sembra. E non solo gli alberi vegetali, ma anche quelli artificiali. Scusa, mi fai vedere chi minchia? Sì, qualcosa c'è. Questi volano proprio a quote impossibili. Va bene. Abbiamo fatto anche la trasgressione dell'ultimo minuto.
portandoci ad una quota impossibile in attesa di essere abbattuti dalle contraeree, e poi rientrando un attimo prima della salva fatale. Comunque questo punto è una bastardata, perché ci devi arrivare dall'alto. Vedi, tu devi fare una picchiata sotto a questo ponte così, e poi risalire a U, per poi non arrivare in tempo a far fuori sti carri de merda. E mo ho perso pure le munizioni, vaffanculo. No, lo rifaccio, perché questa cosa non mi sta bene. Prima li ho presi, li voglio di nuovo. Anzi, stavolta li voglio prendere tutti e due. Quindi la morale della favola è che bisogna fare una discesa U sotto al ponte per beccare il bonus, e poi risalire e riscendere, quindi a sinusoide. Devo fare così. Scesa, vaffanculo, salita e picchiata sui due bastardelli qua. In realtà sono tre. Ho perso il bonus, ma mi sono preso i bersagli e forse valgono molto di più. Insomma, di che parliamo? Eh? Quanti missili devo sparare per abbattere una carretta di quel genere? Comunque stavo rosicando per il bonus, quindi... quasi quasi. Grazie, Valentino. Allora, punto critico. Quanto sembra. O almeno ce l'hai fatto diventare. Sali. Rallenta. Inquadra. Ci stanno sti cacchio di boschi. Eh no, mi servono le munizioni, ragazzi. Ma non è vero! Vabbè, la placca è irraggiungibile, però 18 su 30 per la miseria. Non va mica bene.
Vabbè, non fa niente. Però mi dispiace tanto per quei due bersagli, quelli che avrei voluto tanto. Qualche? Su. Laggato? Ha avuto un piccolo scatto il gioco e... Fermati. Cazzo fai, Fournier? Cazzo fai? Non si fa così. Sì, ma io voglio quel bonus adesso. È diventata una questione di principio tra me e lui. È chiaro? Non me ne vado senza. Quasi quasi volevo anche quello di Golden Gate, dai. Non esageriamo però. Ti preoccupare. Lo so che lo ripari tu quest'aereo, ma abbi fede. Ok. E c'è ancora qualcuno qua sotto. Non so chi è. È una contraerea. Era una contraerea. E quella là sopra che sta per fare una brutta fine. Ok. E adesso? Qual è l'obiettivo adesso? Che non mi è chiaro. Imbarcazione. Virata strettissima. No, sta scienza cadendo troppo. Ok, ok, bersaglio inquadrato. Sono due e basta. Andate. Fermo, vira, vira, scendi. Ok, via. Non so se c'è un prosieguo, forse dobbiamo continuare oltre. Comunque abbiamo spazzato via tutto quello che c'era alle spalle, quindi siamo pronti per seguire più. Via. Tirata lenta perché c'è un bersaglio dietro, Stronzo, lo sai? Eh? Lo sai? Maledetto. Potrei inseguirli, ma finirebbe molto male. Perché a un certo punto loro prenderanno quota. E infatti, guardali come salgono. Addio. Andate pure per la vostra strada. Io non sarò lì ad inseguirvi. Lo sapevo che mi avresti chiesto questo.
facile, però bisogna solo stare un po' attenti alla via. Non posso correre da quello che c'è là sotto. Sembra la canaletta del Molise questo posto, sapete? Sì. Cerca di infinocchiare qualcun altro con questi trucchetti da dilettante. Ho finito i missili, ragazzi. Vabbè, tanti bersagli li ho distrutti, quelli che servivano. Adesso si tratta di stare un po' dietro alle acrobazie, io non so. Manco per sbaglio. Yes. Troppo alto. Non c'è un limite se parli dei bonus. Più ne prendi e più punti fai. In realtà i punti poi servono per comprarsi le armi, quindi non è una cosa tanto peregrina. Ha una sua importanza, però è più un fatto di soddisfazione personale, perché voglio far vedere che sono un bravo CPT. Non c'entra tanto punteggio. Affanculo tua mamma. Fa dei chinotti che la San Pellegrino se li scorda, eh? Non ce la faccio. Ma porca di quella stronza. Rifacciamo. La voglio rifare. Non perché la voglio prendere a tutti i costi, però è andata proprio male, perché ho preso pure la botta vicino al ponte. Facciamo finta che ci sia esploso su quel ponte e rifacciamolo da capo. Ecco, vedi, liscio. Gassato e ferrarelle. Secondo me devo fare la stronzata di entrare da qua. Se entro da qua riesco a virare. Ah, bravissimo Fournier. Bravo Fournier. Mi sei piaciuto. Era un trappolone in realtà, perché se cercavi di prenderlo per via tradizionale mi faceva azzeccare tutto. Qua cosa vuoi adesso? Che mi vada a infilare tra le campate del ponte? Sì, lo sapevo. Non hai proprio fantasia. Yes, allineamento orizzontale e discesa, vai! E olè! Andate, arriva! Vai. Ma siamo fuori? Siamo fuori! Yeah! Siete sopravvissuti! Tu sopravvissuto! Come hai detto venerdì 13. Certo, ovviamente, proteggi comando non ci basta. E adesso andiamo a caccia, ragazzi. Anche perché questo coso è veloce. Mi fa venire voglia. Yes! Bellissimo. Lo sapete qua. No, fermo. Si schianti. Allora. Ma dove scappi? Eh.
Maledetto. Sfruttato il territorio a suo vantaggio. Ti salverai per molto però. Quando trasporti le munizioni sei sempre un bersaglio più appetibile, no? Bravino, ma non ti basterà. Mi tocca dirtelo. Arrivando. Abbi pazienza, capita? Stai a fare due palle tante pure tu, anche se stai perdendo uomini effettivamente. Però o ti azzecchi o ti abbatto, decidi. Il fatto è che dovrei abbattere i bersagli di terra. Sì, ho cazzeggiato un po' tanto in aria, in realtà non avevo capito che il mio lavoro era un altro. Sono fatti molto male la cartella qua. Mentre io facevo il virtuoso. Troppo tempo, ma rifacciamo. Lo sfizio di abbattere sta cosa, fallito, vabbè dai, mi sembra il minimo. No, devo far fuori i mezzi terrestri, gli aerei sono di più. Chiaramente ho aspettato troppo tempo prima di cominciare ad attaccare a terra e quindi loro sono morti. It's opening up a bit. There's Teach's plane. Captain Robinson, we require your assistance. Affirmative, Colonel. What do you need? There's not a damn thing worth our while in this base. This whole mission's been a surprise. Copra la nostra ritirata. Ok, quindi devi abbattere i mezzi di terra. Intanto se lo ne va. Ovviamente se in tutto questo abbattiamo pure qualche BF non è che si dispiace nessuno, però non deve diventare una priorità. Vedi, loro se ne stanno andando e quindi hanno bisogno che questo terreno venga sgombrato dai cittadini. Sulla nave da sbarco che ovviamente ha un'artiglieria considerevole. No, esagerato. Non si fa. Chiedo scudo. Rifacciamo. It's opening up a bit. There's Teach's plane. Captain Robinson, we require your assistance. Affirmative, Colonel. What do you need? There's not a damn thing worth on.
lasciato passare alcuni carri armati, questo forse è un male. Ho notato una cosa interessante però. Carri armati, questi. Cazzo, adesso c'è un problema. No. È andato storto perché quel deposito di munizioni sulla nave lo dovevo colpire prima di affondarla. Invece la nave è affondata con tutte le munizioni. E io sono rimasto senza. Non era così che dovevo andare. Captain Robinson, we require your assistance. Affirmative, Colonel. What do you need? There's not a damn thing worth our while in this base. This whole mission's been a success. We're pulling out. Per cominciare, stavolta i carri armati e i blindati li voglio far fuori tutti. Prima di proseguire. Non devono rimanere mezzi a terra. No! Ma porca miseria! Non l'avevo proprio visto. Vabbè. Dai. It's opening up a bit. There's Teach's plane. Captain Robinson, we require your assistance. Affirmative, Colonel. What do you need? There's not a damn thing worth our while in this base. This whole mission's been a soup sandwich. We're pulling out. Cover our retreat. Will do. Looks like we have a few more ground targets. Let's take them out so Teach can get airborne. At least we can get a little higher here. Era non fatelo a casa, cioè se finiscono i missili facciamo che fate un'altra passata quando si ricaricano invece di tentare di abbattere la torretta con la mitragliatrice e schiantarvi al suolo, questo raccomando fortemente a tutti quelli da casa che ci seguono. E si torna giù sulla nave. È così che fa un vero pilota. Proteggere gli alleati a terra come si faceva su Battlefield. Il prossimo passaggio lo si fa sui carri. Testa di succo, barba trucco. Purtroppo quella nave sta sbarcando un sacco di roba, quindi devo controllarla. Ma recuperando le munizioni nel mentre. Ah sì? Sono andato davvero. Non mi stai facendo inseguire caccia? Seriamente? Stai dicendo che i bersagli a terra sono finiti, non ci credo neanche se lo vedo. C'è ancora qualcuno.
seguito troppo a lungo. Dovevo mollare la presa. Vabbè, siamo sulla parte da sbarco, siamo andati bene però. Non dovrebbe essere un problema di fatto. Diciamo questa tattica funziona. Alternare i carri con... dei danni che subisco io, pensiamo agli alleati. Intanto affondiamo questa carrettina. Confermi che sono finiti questi bersagli a terra? O c'è ancora qualcuno? Che? Vai giù e vai a raccontare a quel rompicoglioni che sta a terra che il mio lavoro lo sto facendo, ok? Anche se c'è ancora un dannatissimo carro armato! Porca miseria! E non riesci a prendere una posizione d'attacco! Prima di schiantarti, e vaffan brodo. Ah, era l'ultimo. It's opening up a bit. There's Teach is playing. Captain Robinson, we require your assistance. Affirmative, Colonel. What do you need? There's not a damn thing worth our while in this base. This whole mission's been a soup sandwich. We're pulling out. Cover our retreat. Will do. Looks like we have a few more ground targets. Take them out so Chiefs can get airborne. At least we can get a little higher here. And a little more maneuverability. Secondo ragazzi,
Allora, diceva. No, 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 non mi devi riavviare. Ho paura che non riusciti a quanto più. Ah, hai capito, il simpatico stava venendo verso di me. Gli è arrivato un missile in faccia. Prima di potermi prendere. Piano, 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 pure mio. Questo è sempre un canyon, eh? È più aperto di prima, ma bisogna tutto valutare il terreno. State concentrando sto rompicoglioni di colonnello, è proprio americano. Cioè, finché ho avuto a che fare con i russi è stata tutta rose e fiori. Come è arrivato lui? Lo scienziato. Vienici tu ad abbattere sti coti qua su. There we go. You're all clear, Teach. Roger that, Captain. Colonel Broaddus wants me to pass on his appreciation for getting those planes out in one piece. Bene. Can't bring himself to thank me personally. Proprio non riesce a ringraziarmi di persona, eh? Qualcosa del genere. Ha anche ordinato di pilotare i Comet fino a Rangoon per fare rifornimento laggiù. Rangoon, ma la città è circondata dai giapponesi. Potrebbe cadere in qualsiasi momento. Odio doverlo dire, ma il colonnello ha ragione. Questi aerei bruciano un carburante speciale. Rangoon è il posto vicino dove, è il posto più vicino dove trovarlo. Rangoon it is then. All we need to do is slip past the Japanese forces, fuel up the planes in a war zone and fly out again before the city is taken. What's the worst that could happen? Abbiamo finito? Sì. Ok, valutazione asso, grazie. Ci abbiamo messo un po' più del dovuto, però comunque abbiamo fatto 23. Grazie Antonio. Allora vedi, le acrobazie erano 32 e ne ho fatte 23. Insomma, non tantissime, però abbiamo distrutto 83 mezzi terrestri, 26 mezzi navali e 6 aerei. Va bene. Allora, la missione successiva dovrebbe essere, in teoria, città sotto assedio, ma la faremo nella prossima sessione di questo gioco. Questa è durata esattamente 2 ore. Quindi facciamo esci dal gioco. Io ritorno rapidamente qui per i saluti. E a questo punto vado a finire delle cose che devo fare. Ho l'autocertificazione pronta perché devo andare a fare una spesa. E in lavanderia. Allora ragazzi, ci rivediamo questa sera con Rodan. Ad un orario compreso tra le 21 e le 21.30, in base a quanto tempo ci metto a cenare e fare un po' le mie cose. E poi domani erano nascoste o le ho saltate, Antonio? In realtà compaiono sulla mappa, quindi puoi andartele a prendere se le hai individuate. Però devi fare un po' di acrobazia, appunto, per riuscire a prenderli quei bonus. Quindi li ho saltati perché ovviamente non ero neanche predisposto all'inizio all'idea di farli tutti. Magari se rigioco la missione con l'idea di fare solo quello, si può anche fare. Comunque vedete come sono belle articolate le missioni? Attraversa il canyon, uccidi 30 bersagli mentre lo fai, difendi gli alleati, esci dalla cosa. Cioè, insomma, ce ne stava da fare.
Questo gioco mi è piaciuto molto proprio perché le missioni non sono banali. Non è uccidi 5 aerei, fai questo, fai quello, come se fosse un arcade. Invece ci devi lavorare un po' su. Allora, ragazzi, ci vediamo questa sera con. Sì, il primo era un po' più banalotto. Diciamo, le missioni pure avevano vari step, però non erano così articolate. Invece, queste lo sono state tanto. Quella della Piazza Rossa era tremenda perché poi ti faceva fare anche il super cannone alla fine. Là siamo andati proprio a bucio de culo, perché se quello sparava un altro colpo distruggeva la piazza. Ok, ragazzi, allora, grazie mille per avermi seguito. Io non so se possiamo fare un osso a qualcuno. Probabilmente possiamo tornare la ragnetta che in questo momento sta facendo fasmofobia. Le ricambiamo il favore di ieri, visto che ci ha raidato. E io vado velocemente a fare le mie cose, così ci rivediamo questa sera in live. Naturalmente seguite i social per avere informazioni su quando esattamente vado in live e che cosa porto. E per questo volo cippitindarico è tutto. Ci rivediamo stasera con After the War. Buona cena a tutti, buona serata e grazie per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima. Stanno arrivando. Vai e brucia tutto. Che ne facciamo del siero? Non lasciare nulla. Ora ti farò vedere come sistemiamo le spie. Finiscilo. Con piacere.